Buongiorno amici, sono tutta spettinata, mamma mia, c'è sempre questo bel brufolo. E allora, visto il successo del vlog settimanale della settimana scorsa, ho deciso di replicarlo. Vediamo per quanto tempo potrà andare avanti questo experiment. E intanto io sto sistemandomi, che brutta forma verbale, vabbè, direttamente tradotta dall'inglese, perché devo scendere un attimo con Woody e andiamo a comprare una cosa al casalinghi. Ciao Nini, saluta. Ciao Nini, andiamo a fare una passeggiatina piccola. In realtà lui è già uscito da poco. Però mi faccio accompagnare. Dobbiamo comprare il decalcificante per le caffettiere. Aspetta, vuoi che bevo un attimo, eh? E, oddio, che freddo! C'è la porta della cucina aperta. È arrivato il gelo polare, ragazze. Cioè, una cosa assurda. Un freddo allucinante. Infatti, come vedete, io ho il cappotto. In realtà è un cappotto ancora medio, però. Non escludo domani mattina che devo andare, belli questi capelli, devo farmi la doccia oggi. E, non escludo appunto domani che mi devo svegliare presto per andare a lezione di mettermi sia la sciarpa che il cappotto ancora più pesante perché è arrivato veramente il freddo. Cioè stamattina c'erano 10 gradi. Nini, una volta che gli hai detto che si esce, si deve uscire subito. Va bene, vi voglio raccontare un paio di cose e ve le racconto quando torno. Eccoci amici, sono tornata, ho fatto le mie cose. Giulia poi porta fuori Woody stasera prima di cena, quindi io non devo più uscire di casa. Quindi adesso mi metto nel mio mood, diciamo, casalingo. Sto sistemando qui la scrivania che adesso mi metto a studiare. E siccome nel weekly precedente, come vi ho scritto, come una deficiente, ho cancellato completamente dalla videocamera il pezzo in cui vi raccontavo di quello che stavo facendo, insomma, in questo periodo, tra tesi e lezioni della magistrale, adesso vi racconto un attimino quello che sto facendo. Intanto adesso non mi metto a studiare per la tesi perché ieri mi sono portata un bel po' avanti con la lettura di un libro, ma adesso mi metto a studiare storia perché io oltre a prepararmi per la tesi sto anche studiando per l'ultimo esame. Lì si è messo Nini a dormire, o forse a farsi il bidet prima di dormire. Comunque, adesso la scrivania, come sempre, è un po' disordinata, mi sono presa pure la bottiglietta d'acqua e adesso vi faccio vedere. Allora, ora mi metto appunto a fare storia, sto studiando per l'esame di storia contemporanea e mi sto facendo tutti gli schemi barra riassunti perché siccome io in storia non sono tanto brava, ho necessità di farmi degli schemi che mi facilitino poi la parte della ripetizione. Non è tanto grande, però è denso di informazioni, quindi ci sto mettendo un po' a fare. Tra l'altro non ho neanche finito di leggerlo, quindi intanto sto schematizzando quello che avevo già letto e sottolineato e poi dovrò continuare a leggere e sottolineare pure gli altri, e questo lo farò sicuramente a gennaio, il primo appello. E dopodiché, per quanto riguarda la tesi, invece adesso sono ancora in fase lettura, sto leggendo il terz'ultimo libro che ho a disposizione, poi devo leggere anche un articolo e poi mi è venuto in mente di collegarci un altro libretto che ha mia nonna, quindi gli ho chiesto di prestarmelo perché voglio vedere se posso collegare appunto anche quel. Scusate ragazzi, questo brufolo è terribile. Posso collegarci appunto anche quel librettino lì. Spero di finire di leggere tutto comunque nel giro di una decina di giorni massimo, così poi posso cominciare effettivamente a scriverla questa tesi benedetta, perché se no non faccio in tempo. Ho 3 mesi per scriverla praticamente, perché il 7 febbraio bisogna consegnare tutta la documentazione per la domanda di laurea definitiva, per cui entro quella data dovrei averla finita di scrivere, insomma, perché poi devo farla stampare, gli regali, tutte quelle cose là. Va bene, quindi appunto adesso mi metto a fare un po' di storia perché ieri alla fine ho fatto soltanto, appunto, ho letto soltanto un po' per la tesi e non ho fatto in tempo a fare pure storia, quindi adesso farò l'inverso, cioè prima faccio questo, più tardi mi metto a leggere, tanto quelle le devo soltanto leggere, mi impegna di meno il cervello la tesi paradossalmente perché non devo proprio studiarla, ma più che altro ci devo lavorare sopra. E niente, questo è quello che sto facendo. Poi, insomma, nei giorni prossimi vi parlerò anche di quello che sto facendo a lezione. Adesso sto riprendendo. Ciao, amici. Allora, io sono intrappolata a casa di Terry da 2 ore. Non è Perché lei, vero. con la scusa di offrirmi una tisana, mi sta sfruttando per le mie skills da editor dei video. Perché Che in tra realtà in due l'altro ne famo non. uno di Ma editor. mezzo,
E quindi niente, io e il mio bel brufolo sul mento stiamo aiutando Terry a montare Io voglio il video. E in due morire! ore, comunque, cioè, tu sei troppo più dedicata di me a queste cose. Cioè, io non avrei mai la pazienza di montare un video così meticolosamente. In 2 ore abbiamo montato 4 minuti su 15. Cioè, io non Sai che ho l'ho tutta fatto questa con... pazienza. Forse è per questo che non sfondo come youtuber. Che non mi va di montare i video. Non Vabbè. c'ho la R, non c'ho la R, mi serve la Bello quando non hai la R sulla tastiera, ma sei sicura di non averla per niente? Cioè non funziona più proprio Sì, zero. zero, ha deciso che è morta. Ma Zero, no, non fare, non zero, fare. zero. Aspetta, non Non posso fare. fare, non Non faccio. fare. Allora, abbiamo preso una buonissima tisana. Io alla cannella e ciliegia. Io ho zenzero e limone. E qui ci sono i testimoni, diciamo, però non c'è più. Guardate che bella questa tazza. L'avete presa? Quella è un regalo di mamma di Natale scorso. L'ha presa da Amazon, penso. Ma me la cerco, la voglio pure io. Visto che ho poche tazze, poi mio padre mi mette pure a me nell'armadio delle tazze. Vabbè, ma Capito? Io perché? metto tutte le tazze nel mobile. Noi abbiamo il mobile con tutte le tazze per la colazione. Lui mi prende tutte le tazze mie e le mette tutte sul mobile più in alto, così io non le posso più Che prendere. sta bene. Perché ci arriva solo lui. Oh, vaffanculo. Quando edito sono veramente spossata. Cioè. Che Che di solito cos'è? sei una persona così serena. Che cos'è sto quadrato Non lo bianco? so. Madonna. Du Carmen. Dovevo fare un time lapse di tutto questo pomeriggio. No, Vai, esprimi la tua frustrazione al pubblico. Guardatela. Mi sono venute le rughe. E dopo questa, Mimi, non la vedrete mai più. tesoro mio, lo sai che ti amo tanto, però sei bollente. Cioè, Perché? già. Perché Allora, io sono io sono tra lei che Ade e. Dov'è? No! E Mimi che mi odia. paura che caschi, ho Lo paura che tengo, lo caschi. tengo. Allora, Ok. lo levo da questo coso. Ok. No, perché sono... Rifacciamo. Allora, io sono tra lei che ha le crisi nervose e Mimi che ha le crisi nervose perché non la posso toccare. Ora Io sta non posso toccare dormendo. né il gatto né Tommy! lei. Quindi che ci vengo a fare qua? Per Per le tisane. le tisane. Ma tu Però scherzi, ma io io vengo tutte posso le dargli i sere. bacini. Voglio E quindi. E tu no. Vabbè, io Vabbè, il sono... tuo gatto ci sta. Sono in... Buongiorno. Allora, la mattina quando vado in giro con Woody passiamo sempre davanti a un bar che fa i cornetti caldi e sfornati da loro. E quindi ogni volta è sempre bel vero Woody. È sempre una cosa meravigliosa passare e sentire questo profumo di cornetti caldi. Anche se io posso mangiare tutto tranne che i cornetti la mattina in questo periodo. Però è proprio un odore buono, tipo l'odore del caffè che esce dalla macchinetta, no? E comunque io sto portando fuori i Woody, che è lì. Sì, quando facciamo il giro corto vicino a casa lo tengo senza guinzaglio, tanto ormai è bravo, l'abbiamo educato. E adesso niente, il guinzaglio comunque ce l'ho qui. Se serve, se incontra un cane, se fa la cacca, ovviamente il guinzaglio comunque me lo porto. E finalmente. Il brufolo sta un po' guarendo, è caduta la puntina e a forza di metterci su Gentalin per fortuna si sta curando e per cui stamattina si è coperto un pochino meglio. Io ho fatto sempre la base e tra poco vado a lezione. È uscito ovviamente un sole allucinante perché quando tu non ti copri c'è gelo polare. Quando invece ti bardi, perché dicono che è arrivata la perturbazione, e fa caldo. La mia salvatrice! Giulia mi ha salvato dalla nulla facenza. Siamo andati a mangiare da 100% bio. C'è un sole allucinante, non si vede nulla. E quindi c'è tutto questo piatto di cose. Tutto da di mangiare. Guacamole piena di cipolla, tanto non devo baciare nessuno. Non sono impazzita, ma mi vedete in vestaglia perché, ragazze, dentro casa si gela. Io sono arrivata a questa conclusione oggi a pranzo con Giulia, che siccome, questa conclusione è super scientifica naturalmente, che siccome i riscaldamenti ancora non sono accesi,
la casa trattiene tutto il freddo che prende durante la notte, la mattina che fa più fresco, perché comunque, soprattutto oggi, le temperature sono ancora alte, cioè oggi a un certo punto c'erano di nuovo 25 gradi, io stamattina ero bardatissima. Scusate l'acqua, mi sto facendo una tisana perché vi giuro mi è venuto un freddo allucinante, non voglio farmi il tè perché comunque sono le 6 passate, se no poi non dormo. E io già faccio fatica ad addormentarmi in questo periodo, non so perché, non soffro particolarmente di insonnia perché comunque addormentarmi mi addormento, però mi addormento tardi, siccome la mattina mi devo svegliare sempre intorno alle 7 meno un quarto massimo, non voglio rischiare, quindi mi faccio una tisanina. Però appunto la casa trattiene tutto il freddo, no? E quindi niente, io gelo e quindi adesso mi sto facendo questa tisana. Perché quando arriva il freddo è il mio appuntamento fisso ormai. Sono arrivata a casa oggi che stranamente non avevo fame. Faccio questa. Oddio, però la camomilla, mamma biocco. Stasera c'è la seconda stagione dei Medici, quindi non mi volevo abbioccare. Però quest'altra che sto cercando. È caduto il tè. Sto cercando di smaltire un po' di cose perché noi siamo pieni di tè, soprattutto di cose in foglia libera eccetera, e abbiamo un paio di questi della YoGT che sono buonissimi, però questo non mi piace tantissimo, questo con la è un po' troppo forte. In genere mi piacciono le tisane molto speziate, tipo che stanno di cannella, di arancia, così, però questa è un po' forte. Comunque, siccome credo che la sto bevendo soltanto io, questo è l'infuso della felicità. No, mi mancano pure poche bustine. Quante sono? 5. Possiamo farcela. Questa all'interno ha, adesso ve lo dico, Bright Mood, senza caffeina naturalmente. E questo ha, tanto continuo a guardare da questa parte ragazzi, però il weekly lo faccio col cellulare perché con la macchinetta non riprenderei mai. E cannella, zenzero, finocchio, liquirizia, anice, cardamomo, scorza d'arancia, luppolo, basilico, olio essenziale d'arancia, pepe nero, fiori di lavanda, fieno greco, mille foglie, chiodi di garofano, olio di cannella. Sono fantastici, tra l'altro ci sono tutti il pezzettino di carta dei filtri, ci sono le frasi positive, motivazionali. Tanto mi sto guardando pure il brufolo che è riuscito fuori, però comunque sta molto meglio. Quindi secondo me un altro paio di serate di Gentalin e poi guarisce. Nini! C'è Nini che mi ha seguito e si è messo per terra. Lo faccio vedere. Perché sei per terra? Hai fame? So tra poco l'ora della sua pappa. Sono le 6:25, tipo, perché il forno c'ha l'orologio ma va male. Apriamo e vediamo che frase c'è oggi. Tanto le tisane sono per me la soluzione migliore, anche perché non le zucchero, perché sennò io assumo davvero tanto zucchero nelle bevande, perché non riesco a bere le cose non zuccherate. E io zucchero il caffè latte, zucchero il caffè, zucchero il tè. Le tisane sono l'unica cosa che non zucchero. E lo so, uso lo zucchero di canna, quindi comunque sono piuttosto serena, però lo so che non va bene, però io ho bisogno di dolce nella vita. Qua dice self-reliance is the greatest art. Quindi l'affidarsi a se stessi è l'arte più grande, credo. Non lo so dire. Self-reliance dovrebbe essere basarsi su se stessi, insomma, appoggiarsi a se stessi. Quindi adesso facciamo l'infusione. Ci sono i gatti che mugolano perché è quasi ora di pappa. Mi piace molto il trucco che ho fatto oggi, così con l'ombretto rosa. Ancora non siamo nel mood autunnale proprio da Borgogna pesante e quindi sto facendo sempre gli occhi molto tranquilli, senza, quasi sempre senza matita, senza eyeliner, e sulle labbra addirittura oggi ho messo soltanto il balsamo labbra perché ho le labbra un po' secche, è arrivato sto vento. E questo vlog sarà abbastanza chiacchiericcio rispetto al resto perché le cose da fare credo che siano un po' meno anche questo fine settimana, però mi avete detto che vi piacciono, mi avete detto di fare il vlog sempre lungo, perché alla fine il vlog di settimana scorsa sono quasi 40 minuti, però mi avete detto che vi piacciono i vlog lunghi, mi diverto sempre a guardarli pure. Adesso mi sto vedendo l'ultimo vlog di Carla. Budi che c'ho paura dei gatti, ma degli scatti assurdi. E di Miss Carla,
che è sempre una delle mie YouTuber preferite perché è molto genuina. Io veramente faccio super attenzione alle ragazze che sono genuine, non ho nessun problema con le collaborazioni, eccetera, finché si mantiene una certa genuinità, perché io mi ci devo un po' ritrovare nelle ragazze che seguo su YouTube, perché se no non mi piace. Mi voglio mettere un po' a suonare il pianoforte perché voglio imparare a fare un paio di canzoni. Mi sono fissata con un paio di canzoni di Ultimo. Io di Ultimo ho sempre sentito solo il Ballo delle Incertezze perché avevo visto Sanremo. Però ultimamente, cioè ultimamente, gli ultimi 2 giorni, perché Alvin mi ha fatto sentire Cascare nei tuoi occhi e Ti dedico il silenzio. E sono bellissime, soprattutto Ti dedico il silenzio, è proprio, cioè, tutto il giorno che l'ascolto e quindi voglio imparare a farla. E non so esattamente se poi farò proprio delle cover di queste canzoni, però mi ci sono un po' fissata. Con quelle e poi con Callum Scott, che non so se conoscete, è un ragazzo che ha partecipato a X Factor dell'Inghilterra, UK. Non mi ricordo se ha vinto, però è tipo James Arthur, che adesso ascoltano tutti, anche lui viene da X Factor Inghilterra, britannico, insomma. E vabbè, James Arthur lo amo da un sacco di mesi ormai. Invece Callum Scott l'ho scoperto da poco, oltre alla sua cover, perché non credo sia sua, di Dancing on My Own, che è bellissima, ho ascoltato tantissimo You Are the Reason, è bellissima, ascoltatela. E poi c'è l'ultima sua canzone che è No Matter What, che è bellissima, l'ho sentita stamattina in metro per la prima volta, oltre a Empty Space di James Arthur, anche quella è nuova e quella è bellissima, molto più bella di quella di Callum Scott, che però ho sentito meno. Non so più che cosa mettermi, quando arriva il freddo vado sempre in crisi. Perché io quando ho il freddo, quando fa freddo, tendo a non mettere i jeans perché mi fanno super freddo i jeans. Buongiorno, stamattina ho messo questo rossetto molto autunnale e non l'avevo mai provato. Questo qui è delle tinte di The Balm. E io ho il mini kit con tutte cioè il kit con tutte le mini tinte che mi ha regalato la mia amica Giulia. E quindi insomma ce n'ho tipo 6 e utilizzo sempre le stesse due. Oggi ho provato questa che si chiama Captivating ed è figa perché è un nude freddo molto scuro, gabbiano. Va bene, io mi sono svegliata con dei crampi alla pancia allucinanti perché sono in preciclo e io comincio ad avere i crampi subito. Cioè, ho pochissimi crampi durante il ciclo, ma sindrome premestruale per me è terrificante. Adesso sono fuori con Budini. Passiamo sempre sotto le impalcature perché stanno rifacendo la facciata del palazzo, per cui ci sono tutte le impalcature. Budini. E bella questa luce eterea proprio. E devo prendere un altro blush da utilizzare per questi giorni, perché adesso che ho ricominciato a fare la base con il fondotinta, questo blush è troppo chiaro. Però siccome ho rifatto il cestino con tutte le cose che uso tutti i giorni per smaltire un po' di prodotti, adesso faccio la rotazione e continuo ad utilizzare il bronzer che sto utilizzando perché lo sto un po' consumando, quello di e.l.f., perché non lo usavo mai, ma il blush devo metterne uno un po' più intenso perché sennò si vede troppo che sono pallida, perché il fondotinta è ancora un'antichia più chiaro della mia carnagione del corpo, cioè in realtà il viso quasi l'abbiamo raggiunta. Vabbè, quindi adesso finisco la passeggiata con voi, sono le 8 meno un quarto, casino, e poi vado a lezione. Bello quando perdi la metro e quella dopo passa tra 4 minuti. E io ho freddissimo, ho bisogno di sedermi dentro la metro. Fa veramente freddo oggi, dentro l'aula si congelava. Treno per Rebibbia in arrivo tra 2 minuti. 2 minuti. Avete sentito? Non so se avete sentito, sono con le cuffiette perché mi stavo mettendo la musica. Ah, tra l'altro stamattina tra il bordello delle cose mi sono dimenticata di mettere l'astuccio nella borsa e quindi ho tirato a fare il quaderno ma ero senza penne. E quindi niente, mi scocciava chiederla perché mi imbarazzo come i bambini all'asilo e quindi ho preso gli appunti sul cellulare. Ma oggi pomeriggio dovrò ricopiarli. È un po' che non vi riprendo, avevo messo in carica il cellulare, mi sono messa un po' a studiare e sto morendo di sonno, in realtà quindi sto facendo super fatica a
a studiare, mi sono messa a leggere sempre questo libro qui che sto leggendo per la tesi, perché insomma non dico che vorrei finirlo oggi, però tra oggi e domani sì. E ho fatto adesso 45 pagine e adesso mi sono presa 10 minuti di pausa, mi sa che vado a fare merenda così mi ritiro su un po' le energie, perché tra l'altro questa settimana, siccome sono in preciclo, lo so che ne parliamo sempre, però io ho sempre questa sindrome premestruale molto faticosa a livello sia fisico che mentale, e per cui insomma, vabbè, non è che ce l'ho solo io la sindrome premestruale, voglio dire, quindi penso che mi capiate, e quindi sono particolarmente spossata, e per cui adesso penso che andrò a fare merenda, così mi faccio una bella merenda energetica con lo yogurt, l'avena, la banana, così mi tiro un po' su e poi mi rimetto un po' sotto. E tra l'altro prima sono andata sul sito dell'università, perché siccome venerdì c'è di nuovo lo sciopero dei mezzi, io capisco tutto, i motivi per cui fanno lo sciopero, soltanto che quando a Roma c'è lo sciopero dei mezzi è il bordello, perché già a Roma è un bordello, immaginate pure con lo sciopero dei mezzi. Appunto, quando c'è lo sciopero dei mezzi in genere la metro è proprio chiusa o comunque passa molto molto raramente, quindi venerdì dovrò andare in giro in macchina, vabbè. E quindi tutto questo per dirvi, sono un po' stanca quindi sto blaterando. Sono andata sul sito dell'università per vedere appunto se per caso il professore avesse deciso di annullare la lezione per via dello sciopero, perché già settimana scorsa c'è stato lo sciopero, lui ha fatto lezione, eravamo un po' di meno. Invece ho scoperto che l'ha annullata domani. Non c'è scritto il motivo, c'è scritto che le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì, quindi venerdì mi toccherà comunque andare in giro in macchina e che ci sarà il bordello, quindi dovrò uscire pure super presto la mattina. E domani non ho lezione. Domani ho comunque una cosa da fare alle 2:30, però comunque non mi devo svegliare alle 6:30, che è sempre una cosa ovviamente positiva. E quindi domani mattina ne approfitterò per fare due cose fondamentali: studiare un pochettino per l'esame di storia, perché in questi giorni non ho fatto quasi niente, ma proprio non mi va perché io odio la storia, penso di avervelo detto. E poi faccio il cambio degli armadi perché. E io un po' di cose calde le ho perché quando faccio il cambio di stagione, siccome il mio armadio è grande, non ho tutti questi vestiti estivi da dover levare completamente il mio guardaroba invernale, quindi un po' di cose ce le ho, però insomma voglio levare le cose estive, voglio tirare fuori un po' le cose carine invernali. Buongiorno, allora siamo a giovedì, io sto combattendo con Woody che gli ho detto che usciamo e lui vuole uscire subito, invece non so come spiegargli che si esce tra 20 minuti, comunque mi sto guardando il mascara perché ho questa ciglia che è venuta un po' storta. Va bene, io mi sono data una truccatina prima di salutarvi perché stamattina avevo veramente una faccia un po' sconvolta perché sono andata in palestra. Sono finalmente tornata in palestra dopo veramente troppo tempo che non ci andavo, neanche ci voglio pensare a quanti mesi erano che non ci andavo in palestra, però soprattutto da quando è ricominciato insomma l'anno, a settembre non sono potuta andare subito perché appunto sto facendo questa fisioterapia per il ginocchio e adesso sono tornata e comunque per le gambe posso fare solo un pochino di cyclette. Facendo comunque attenzione ovviamente alla postura del ginocchio, ma non posso correre ovviamente sul tapirulan né altro, perché non posso rischiare ovviamente di affaticare le ginocchia. E quindi mi sono concentrata più che altro su braccia e addominali. Ho fatto un allenamento abbastanza tranquillo perché comunque sono appena ritornata, poi nei mesi futuri sicuramente aumenterò l'intensità, il numero degli esercizi, il carico per le braccia, eccetera. Sono appunto data una truccatina, adesso tra poco devo uscire, devo sbrigare un paio di cose, pure Giulia deve uscire, quindi porto Vuti da mio nonno. Così sta lì insomma un paio d'ore, non rimane a casa da solo e poi lo torno a prendere. Oggi pomeriggio devo studiare perché stamattina appunto alla fine mamma mi ha convinto ad andare in palestra, quindi ho combinato poco e niente. E sembra che io stia prendendo questa cosa dello studio molto alla leggera, in realtà non è esattamente così. Ninnini Gerosini, Ninnini, ciao Nini, sei tu Nini? Ciao, Bubi. Ah, finalmente tornata a casa, vi volevo far vedere che bella la mia merendina. Allora, più o meno la base è sempre la stessa in realtà, cioè
yogurt con un pochino di miele e un po' di crusca d'avena. E poi sopra ci ho messo mezza mela tagliata a pezzettini perché la banana l'ho mangiata post-workout, con sempre un pochettino di miele sopra e qualche pezzettino di cioccolato. Questo è cioccolato fondente al 90% che mi ha dato mio nonno oggi. E quindi ho pensato di metterlo nello yogurt. A me il cioccolato così tanto fondente non piace, quindi lo mangerò penso soltanto così, tanto per avere una merendina un po' più soddisfacente. E fuori si è anche tutto annuvolato, se notate. Non metto a fuoco le nuvole. Guardate che brutto. Buongiorno, allora c'è un soave sottofondo di Trapano, non so se lo sentite, ma non so come toglierlo dal video. Io sono sveglia da mezz'oretta, 40 minuti circa, ho fatto colazione, mi stavo guardando la pelle perché, a parte vabbè questo brufolo che c'avevo già, questo è epricicla eccetera, ma mi sono venute queste macchie qua che prima non avevo. Non vorrei che il fondotinta che sto usando mi stia facendo reazione. Intanto stamattina devo fare pure la skincare fatta bene con scrub, maschera, eccetera. Però credo che invece della maschera purificante farò una maschera idratante di quelle in tessuto. Vi volevo far vedere perché non vi ho mai fatto vedere questa cosa in realtà, che la mia amica Bea, che tra l'altro se poi se tutto va bene ci vediamo, già le ho detto che deve assolutamente comparire nel vlog perché lei è molto social, in realtà poi vi spiegherò bene tutta la cosa e poi è tra le mie amiche più preziose del momento, quindi devo per forza farvela vedere. Mi ha regalato quest'estate che è venuto da me a Capalbio per qualche giorno due maschere in tessuto di Victoria's Secret e mi ha regalato questa che si chiama Glow Down Soothing Sheet Mask. Questa qua, ancora non le ho provate perché le tenevo qui nella busta di Vittoria Secret insieme a un bordello di altre cose. E poi questa che si chiama Clay Sheet Mask with Soothing Honeysuckle. Che palm! Ho acceso un attimo il computer perché ho registrato un What I Eat in a Day in questi giorni. In realtà io non li faccio perché io non sono una che quando mangia fa le grandissime ricette, ovviamente io non vivo a casa da sola e quindi è raro che cucini io, a volte faccio delle cose, ovviamente a pranzo sono quasi sempre da sola, se non ci sono avanzi della sera prima, se non ci sono, non so, io spesso mangio magari il prosciutto, la mozzarella, insomma cose che non necessitano di essere cucinate, non sono una che si mette lì e cucina tipo alla Michelinia che vive da sola, no? Col ragazzo. Quindi i miei What I Eat in a Day sono semplicemente delle riprese di quello che metto nel piatto, insomma. Io credo che comunque lo scopo del video, insomma del motivo per cui volete vederlo fatto da me, è per avere degli spunti su quello che mangio io di solito, per cui io l'ho fatto molto volentieri e adesso lo edito, cerco di fare un montaggio un po' carino perché è veramente un video molto semplice, sono solo riprese di piatti. L'unica cosa che ho effettivamente assemblato io è la merenda. Però appunto perché c'erano a pranzo degli avanzi e la sera avevamo qualcosa cucinato da papà. Spero che possa farvi piacere lo stesso, quindi adesso mi attacco il cellulare perché l'ho registrato sul cellulare perché era di gran lunga più semplice. Ultimamente sto facendo tutto col cellulare quando devo fare dei video mobili, cioè in cui non devo stare seduta, perché è molto più comodo. E adesso appunto li importo su iMovie, nel frattempo metto a posto la stanza, poi edito il video e mi metto a studiare perché sono, insomma, è necessario che mi metto a studiare stamattina. Adesso sono le 10:10, devo fare qualcosa fino all'una, insomma. E poi ho scritto alla mia estetista sperando che abbia un posto libero tra oggi e domani per la pedicure perché volevo mettere poi lo smalto sui piedi, anche se durante l'inverno non lo faccio mai, però questa volta, cioè quest'inverno mi dà un sacco fastidio vedere i piedi senza smalto e quindi volevo fare quello. Mi guardano. Dun 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 dun. È una torta di Halloween in realtà. Ma esprime la sua rabbia repressa contro la teglia. Uri, ma vuoi la torta? Dove E così sono la torta? brava amore. Adesso ci metti il lievito, poi mischi bene. Tutto lievito? Si viene una bella torta cicciona. Ok, il burro intanto si è fuso. Si fuse, si fuse! Farne un'altra, mamma, per favore. Non credo.
Schifo, sembra. Ti va il pesce, Marghi? A me? Eh. Che pesce? Spigolona. No. Boh, sì, è un po' che non lo mangiamo, in effetti. Io mangio di là. Buongiorno, siamo a sabato, io finalmente mi sono truccata in maniera decente. Ho appena finito di registrare un video ASMR in cui realizzavo questo make-up, quindi se non l'avete già visto lo vedrete sicuramente. E quindi niente, il trucco ve lo sto un po' spoilerando, però insomma non è che non potevo farmi vedere in viso tutto il giorno. E adesso la fotocamera si è surriscaldata, sto aspettando che si riprenda per fare la foto per l'anteprima. E poi in realtà volevo anche registrare un video normale, insomma, perché la prossima settimana sarò un pochettino impegnata tra le varie cose e volevo portarmi un pochettino avanti con i video. E quindi, siccome stamattina non avevo niente da fare, sabato ne volevo approfittare per portarmi un pochettino avanti. E scusate se guardo di là, ma sono molto fiera del trucco, che soprattutto della base, perché ho fatto la base col fondotinta fatta bene, ho messo finalmente il mio blush preferito per la stagione autunnale, che è questo qua di Astra, e sono davvero contenta. Fare video ASMR è veramente complicato, comunque ci ho messo tantissimo, è venuto super lungo, però spero vi faccia piacere e ci metterò tantissimo ad editarlo, e quindi spero che spero che verrà bene. E oggi invece dovrei vedere la mia amica Bea, che vi volevo presentare, però anche oggi il tempo è un po' così, cioè è nuvoloso in realtà, spero non piova. Volevamo andare a fare un girettino in centro, mi sono fatta la coda, in realtà oggi mi volevo lavare i capelli, però siccome domani vado in palestra è meglio se me li lavo domani, almeno credo che andrò in palestra, perché tutto dipende dalla mia organizzazione, dal tempo e dalle varie cose che succederanno domani. Ma sono un sacco contenta perché oggi finalmente è il giorno libero dalla dieta. Ah, tra l'altro volevo aprire una piccola parentesi, perché c'è una ragazza che mi ha scritto un commento, una ragazza che mi commenta quasi sempre i video, si chiama Coccinella08 se non sbaglio. Se stai vedendo questo video, scrivimi nei commenti così parliamo, perché mi è arrivata la mail di un tuo commento che hai messo sotto il video What I Eat in a Day, però non riesco a visualizzarlo tra i commenti, io non l'ho bloccato, non so se l'hai cancellato tu perché hai cambiato idea oppure se è stato messo erroneamente negli spam. Comunque no, io l'ho letto nella mail questo commento, ma volevo risponderti e non riesco, ovvero sul fatto che nel What I Eat in a Day sembra che io mangi poco e ho comunque sbilanciato. Allora, intanto non penso che di aver mangiato poco, onestamente, e sicuramente ho mangiato in maniera piuttosto leggera, perché quel giorno non stavo particolarmente bene con la pancia e quindi ho cercato di mangiare delle cose, cioè avevo un sacco di crampi per il preciclo e quindi ho cercato di mangiare di meno del solito perché non mi volevo troppo appesantire. Per quanto riguarda l'equilibrio, io credo di aver mangiato abbastanza bene, perché alla fine ho mangiato a parte colazione, proteine e verdure tutto il giorno, e tendenzialmente il motivo per cui mi avete visto mangiare un po' di meno o comunque non mangiare particolarmente in maniera libera, pasta, pane e altre cose, è perché, come sapete, come vi ho detto, se non lo sapete ve lo dico adesso, in questo periodo sono un pochettino a dieta, sto seguendo un regime alimentare un pochino rigido perché io ho tutta una serie di cosine di salute, non sono problemi di salute, però tutta una serie di piccole difficoltà, ecco, che mi obbligano a seguire un regime piuttosto rigido quando voglio perdere un po' di peso. E non sto qui a spiegarvi tutti i dettagli perché un po' non mi sembra il caso, un po' non vi voglio ammorbare, ma io sono seguita da una nutrizionista, adesso non ci sono ancora andata a breve perché purtroppo prevedo l'università, siccome lei c'è soltanto il venerdì mattina nello studio vicino a casa mia, non riusciamo mai a vederci. Ma comunque lo stile alimentare che sto seguendo è uno stile che lei conosce, lei approva, eccetera, eccetera. È uno stile di vita che mi ha dato lei. Quindi il modo in cui mi vedete mangiare, il modo che mi è stato consigliato da lei, il fatto che le marmellate non siano quelle con poco zucchero, il fatto che non mangio lo yogurt greco, eccetera, lei lo sa. E ho fatto analisi del sangue, sono ipercontrollata, tutto quello che faccio lo faccio perché c'è lei dietro, non lo faccio da sola.
E un po' perché quello che faccio da sola lo faccio perché conosco il mio corpo, conosco il mio fisico e se voglio perdere un po' di peso, quello che devo fare è ridurre i carboidrati, perché purtroppo la pasta in generale non fa ingrassare, a me fa ingrassare perché tendo a trattenere molto i liquidi. E il discorso dell'alimentazione è troppo specifico, non si può fare una lezione generale e quello che va bene per voi non va bene per me e viceversa, quindi purtroppo non posso rispondere a tutti i canoni dell'alimentazione di tutti. I What I Eat in a Day li faccio perché me lo chiedete, però gradirei se non mi lasciaste dei commenti, ma neanche negativi, più che altro dei commenti di dovresti mangiare più di questo, meno di quello, perché già per me è molto difficile rimanere in questo regime molto stretto, ma aiuto. Ma poi appunto tutto quello che sto facendo non lo sto facendo né per moda né per chissà cosa, né perché non voglio mangiare quelle cose, ma semplicemente perché è quello che funziona per me. Ma è morta allora. Puoi salutare? Ciao! Ho detto un sacco di cose carine su di te prima che ci incontrassi. In cambio cosa vuoi? Niente! Allora, vi mostro la nostra merenda. Allora, Bea, descrivici la tua merenda. Di una spiegaci perché totale. Hai la barretta. Perché sono intollerante al lattosio e muffin c'era il lattosio. Un pochino ci ho fatto, magari per una volta chiudo un occhio all'intolleranza, però ah, già stata brava. E quindi abbiamo anche no, perché non mi piacevano i gusti del muffin, no, perché sono stata brava. No, ma io ho preso questo perché è l'unico che non avesse cose strane dentro. Che cos'è? Questo è semplice, cioè c'ha solo lo zucchero sopra e centrifuga, mela, carota, arancia e sta un sacco di carota praticamente, cioè carota e basta. Beh, ha preso la barretta bio, zenzero, cioccolato, e la tua centrifuga che c'ha dentro? Sì, avevo paura, me lo chiedessi, e carota ce l'ho fatta mettere io, zenzero, zenzero, arancia, finocchio e sedano. Infatti è meno arancione. Sì. Allora, sabato night, quindi pizza night, questa è roba mia. Allora, vai, vediamo. Questa è la mia. Ok. Bianca con i pomodorini. Vinto verità. Si hanno toppato e non hanno fatto la mozzarella. Sì! Buon appetito! Amici, buonasera! Come potete notare dalla luce, che è solo dei lampioni, è sera tardi, sono le 11 passate. Io sono fuori con Vudino, stasera l'ho portato fuori io tardi perché i miei sono andati al cinema. E in genere lo porta papà a quest'ora. Vudi, mi aspetti? E io sono uscita completamente in pigiama, cioè proprio pigiama e cappotto, perché sono stanca morta, non ce la potevo fare a vestirmi e mi devo levare i jeans oggi, primo giorno di ciclo. Ho mangiato un sacco a cena, mi sono scofanata quella pizza, però cioè ne avevo bisogno. Quindi ho mangiato pure il gelato dopo, forse avrei dovuto evitarlo, però oggi è giorno libero, mi volevo ben gratificare. E niente, domani però se il tempo ce lo permetterà andremo in palestra, io e mamma, a smaltire. Buongiorno, scusate. Buongiorno, allora io sono spettinatissima perché ieri sono andata a dormire con la coda alta che avevo fatto, che tra l'altro sono molto fiera perché mi piace molto di più la coda così alta della coda che faccio di solito, che è alta ma non così alta, e anche con questi ciuffi spettinati non mi dispiace, vabbè adesso è spettinato ai livelli massimi perché appunto ci ho dormito. E voglio continuare a montare il video ASMR che ho fatto ieri e verrà lunghissimo, cioè sicuro più di 20 minuti, forse il video ASMR più lungo che ho fatto finora, e sono molto contenta perché sto sentendo insomma che l'audio è venuto veramente molto bene, quindi sono contenta, però appunto per editare audio e video insieme ci vuole un po' di tempo, e però siccome vorrei mettervelo online tipo stasera insomma, per augurio per l'inizio della settimana, e voglio montarlo appunto entro questa mattina. E fuori c'è un tempo terribile,
Io stamattina mi sono svegliata presto perché mi ha svegliato Woody, che è venuto a leccarmi la faccia alle 8. E tra l'altro è partita Lola. È partita l'ora legale stanotte e quindi in realtà abbiamo dormito un'ora in più. Quindi nonostante mi sia addormentata a mezzanotte e mezza, svegliarmi alle 8 non mi ha fatto sentire particolarmente stanca. Anzi, mi ero messa a svegliare alle 9 e mi sono svegliata un'ora prima, che però in realtà erano sempre le 9. Questa cosa è troppo intrippante. E niente, quindi adesso comincerà a fare buio super presto. Vabbè. E niente, il tempo è bruttissimo, quindi per fortuna mi sono svegliata presto, ho fatto in tempo a uscire per comprare il giornale a mamma e portare fuori i Woody prima che cominciasse a diluviare. Adesso sta diluviando e volevo andare in palestra io e mamma, ma vediamo un po' come si mette il tempo, e quindi tutti gli altri progetti di stamattina e oggi probabilmente finiranno così, saranno andati per altri mondi perché appunto il tempo è bruttissimo. Io avevo un progetto di fare colazione con una mia amica dell'università con cui non mi vedo mai perché lei lavora, quindi non frequenta, non ci vediamo mai. E oggi appunto lei, siccome attaccava al lavoro alle 2, lavora in centro, volevamo vederci per fare colazione insieme, ma cioè non si può andare da nessuna parte in giro e nulla, quindi penso che me ne starò a casa a montare video e a studiare. Amici, mentre faccio la passeggiatina serale con Vudino, anche stasera tocca a me perché papà lavora, e vi volevo dare la buonanotte, quindi fare l'ultimo pezzettino di questo vlog, perché poi adesso tornata a casa l'unica cosa che farò sarà lavarmi i denti, mettermi il pigiama e mettermi a letto. E comincerò a montare un pochettino questo video, però insomma non è che farò altre cose interessantissime. Alla fine oggi ho ripreso soltanto stamattina perché siamo andati alla fine in palestra con mamma, abbiamo beccato uno spiraglio di diciamo zero pioggia, anche se poi è tutto il giorno che ha piovuto ad intermittenza. Ne sto approfittando adesso che non sta piovendo per portare fuori i Woody, ma tra poco secondo il meteo dovrebbe ricominciare. Fino ad oggi non ho fatto nulla e sono stata a casa a fare matematica con Giulia perché domani avrebbe dovuto avere la verifica, ma gliel'hanno annullata perché domani le scuole sono chiuse per allerta meteo. Quindi si prevede una grande burrasca, insomma. Ok, ho dovuto interrompere perché lui stava facendo la cacca. Comunque, dicevo, appunto, alla fine oggi non ho fatto niente di rilevante perché il tempo era orribile. E quindi niente, ci si prepara per una nuova settimana. Sono riuscita a mettere il video ASMR, anche se purtroppo c'è stato un piccolo problema di audio all'inizio. E perciò niente, il video è venuto abbastanza bene, però appunto c'è questo piccolo problemuccio di audio, speriamo che non vi dia troppo fastidio. Poi che vi volevo dire? Nulla, penso che questa settimana che viene non farò il weekly, più che altro perché non voglio essere troppo ripetitiva, quindi penso che li farò tipo una o due volte al mese, non di più, non tutte le settimane, perché più o meno faccio sempre le stesse cose. Adesso siamo sotto le luci del supermercato, quindi c'è un po' più di luce, anche se ho una faccia terribile. Tra l'altro ho tirato fuori i miei vecchi occhiali, non ho più quelli di firmo, ma ho voluto provare oggi a utilizzare quelli dell'ottico. Insomma, c'è un cane arrabbiato. Va bene. E nulla, fanciulle, quindi vi volevo dare la buonanotte, fanciulle e fanciulli, vi volevo dare la buonanotte. Si ricomincia con una nuova settimana, io vi auguro un ottimo inizio di settimana, un buon lunedì, spero che abbiate passato anche voi un bel weekend, una bella settimana, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!